Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo. Questa espressione così misteriosa e così necessaria, l'incarnazione del Figlio di Dio, avviene per opera dello Spirito Santo, è frutto tutto della grazia, non c'è concorso d'uomo. Ma veramente si fa uomo il Figlio di Dio, il quale riceve lo Spirito Santo, quindi l'unzione che lo costituisce Messia, come avviene nel battesimo al Giordano, e qui siamo in un battistero, quello di Varese, e con questi santi che ci avvolgono, ci invitano tutti a sentire che lo Spirito Santo, che Gesù ospita nella pienezza, abita anche in noi e ci rende santi. Perciò disponiamoci alla preghiera con un momento di silenzio per essere alla presenza di Dio con il cuore e con la mente. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Chiediamo l'intercessione dei santi per diventare santi anche noi. Pensiamo ai santi della nostra Chiesa, ai santi nostri amici, a quelli antichi, a quelli moderni. I santi ci accompagnano sul cammino che ci rende disponibili allo Spirito Santo. Facciamo un po' di esami di coscienza per domandarci se abbiamo accolto i doni dello Spirito Santo, per esempio la fortezza, per esempio la sapienza, per esempio la devozione, la pietà. E chiediamo perdono se non abbiamo portato a pieno i frutti che il Signore si aspetta da noi donandoci il suo Spirito. Signore Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me, peccatore, e ci accompagni ad essere sereni, ad ospitare i frutti dello Spirito, quindi la gioia e la pace di Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.